Fratellino, 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 tu ti devi stare tranquillo. Ma secondo te, no? Ma io posso fare una cosa del genere? Ma soprattutto io posso tradire mio fratello? Ma non esiste, cuore mio, te l'ho già detto. Ma manco se mi dà l'intero patrimonio, io posso andare via da mio fratello. Non esiste, cuore mio, non esiste. Ecco perché ti devi stare tranquillo. Ecco perché necessita assolutamente martedì, quando ci vedremo, ci dobbiamo organizzare perché dobbiamo prendere un nuovo telefono. Ok? Me la intesto io, la scheda, così vi do una mia scheda con un mio telefono. Così in qualsiasi momento delle citazioni e quant'altro mi chiami nell'immediato, ma mi devi promettere che non ti devi assolutamente agitare, perché tu sai benissimo che io e mio fratello siamo una sola entità. Capito, cuore? Sì, lui dice, fa quello, valigia da qua, valigia da là, valigia su, valigia sotto. Ma stamattina, Anto, digli a Franco che c'è un'altra buona operazione in Grecia. Qua io le valigie ce le ho sempre a portata di mano, i documenti sono pronti per partire, quindi convincilo, fallo, diglielo. Le porte sono sempre aperte, perché sai, anche per il bene. Di Fulvio, capito, cuore? Questo è pazzo. A parte che sta avanti e dietro, entra ed esce da una banca qui, non ho capito che cazzo va a fare. Entra ed esce con valigia. Vabbè, evidentemente avrà messo qualche, che ne so, qualche cassetta che porta i documenti avanti e dietro. O forse sta conservando dei documenti, insomma, alla fine. Ma poco mi interessa, cioè voglio dire, non, io l'unica cosa ho detto, l'alto, tienitelo buono, perché comunque non vorrei che questo all'ultimo momento impazzisce e inizia a fare i casini per i trasferimenti e quant'altro, insomma, capito, cuore mio? Quindi gli ho detto, tu digli sempre, sì, no, gliel'ho detto, no, sì, gliel'ho detto, no. Tu digli sempre così, ho detto, non ti preoccupare. Cioè, quello a modo suo, capito? Avrà chiamato Ciccio, avrà detto, sai, Franco, quello secondo me gli avrà detto, Franco, lo sto convincendo per venirsene con noi, perché abbiamo bisogno di una mano, sai, è una persona comunque che può aiutarci. È competente nel suo lavoro, quindi sicuramente può essere competente anche nel nostro lavoro, quindi sicuramente avrà parlato così, capito? E probabilmente Ciccio come si dice, ha travisato la situazione, perché probabilmente lui gli ha fatto capire, no, 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 tu vedrai che adesso verrà a lavorare con noi, capito? Quindi, cuore mio, stati tranquillo, cuore. Cioè, non lo farò mai. Cioè, hai capito? Ti ho detto, l'unico che ha il potere su di me sei tu, fratello mio. Io solo per te farei una cosa del genere, se me la chiedessi tu. Però so che tu questa cosa non me la chiederai mai, perché sei mio fratello e mi voglio un infinito di bene, come io te ne voglio a te, come io non ti metterò mai in nessuna tipologia di particolari condizioni, sono certo, posso passare dal fuoco, mi posso buttare nel fuoco, che anche tu lo faresti per me. Quindi alla fine, cuore mio, di che cosa stiamo parlando? Mi raccomando, però non ti agitare, perché non ha senso, perché quando poi sento che ti inizio ad agitare, dico io, non è possibile, lo sa come sono, lo sa mio fratello, mi conosce a memoria. Sì, cuore mio, non ti preoccupare. Sì, che lui ha tutte queste cose, questi documenti. Cioè, alla fine non è che io ho
ho bisogno chissà di quali cose. Sì, è normale. Si trova un'altra persona, è normale che gli fanno gole, ma io non ho di questi, come si dice, davanti a una situazione del genere. Sono abbastanza sveglio da mettere avanti le condizioni primarie. Io l'importante è che mi tolgo un po' di debiti, o quello, per stare più tranquillo, per stare con mio fratello, per stare più sereno, che non devo avere come ti devo dire, la preoccupazione di dire, Madonna, non posso lasciare oggi il lavoro, non posso, cioè, una volta che ho sistemato queste cose, cioè, amore mio, non tutta questa cosa che dice lui, quello sicuramente si sarà informato, capito? Sì, quello sa tutto, capito? Quello sa ogni virgola di me, di date, di conti, di tutto, capito? Allora dici, come cazzo questo non è possibile che sta in queste condizioni che comunque gli farebbero comode queste cose, mi dice sempre di no, mi dice sempre di no, mi dice sempre di no. Cioè, capito? Quello sta impazzendo. Ma quello impazzirà per sempre, perché io sono con mio fratello un'unica entità. E quella che decidiamo, la cosa che diciamo con mio fratello, è quella che bisogna portare avanti. Non esiste nessuno. Sono come gli asini, così. Cioè, con i paraocchi, non vedo né a sinistra, anzi né a destra e né a sinistra. Vedo solo dritto, vedo solo mio fratello. Basta, questo vedo io, cuore mio, questo. E vedo soprattutto la cosa essenziale e fondamentale, prima di tutto, che succede nel mondo, vedo prima di tutto la salute di mio fratello. Poi viene tutto il resto, ma per me al primo posto è sempre, solo ed esclusivamente quella. Cioè, non esiste quella. Quindi stai tranquillo. Allora, vediamo se c'è qualche stato. Questa è la canzone che chiama La felicità. Sì, quelli sono gli short praticamente, dove ti danno la possibilità di inserire la canzone. E io poi quando vedo una cosa che mi piace, te la mando. Solo che non posso parlare, perché quando mandi uno short, puoi mandare solo l'immagine, non puoi mandare le parole. Ecco perché poi magari te le scrivo. Va bene, cuore mio. Dai, vediamo se c'è qualche stato bello, dai. Vediamo. Allora. Complicato. Arthur Schopenhauer. Chi ha meriti riconosce anche i meriti altrui, ma colui a cui manchi ogni pregio e merito desidera che non ce ne siano affatto. Vederli negli altri è come venir disteso sull'eculeo. La pallida invidia gli rode il cuore. Non c'è vizio che nuoccia tanto alla felicità dell'uomo come l'invidia. Come la ruggine consuma il ferro, così l'invidia consuma gli invidiosi. Quindi coloro che sono invidiosi verranno corrosi, fa il paragone. Che viene corroso comunque dalla propria ruggine. Il bene non è mai abbastanza. Il bene non è mai inutile. Il bene fa bene a chi lo fa e a chi lo riceve. L'imbecille. Come faccio a spiegare a mia nonna che per cambiare pagina su smartphone non serve bagnarsi il dito? Il poeta. Quando le foglie cadono dall'albero, non possono più tornare indietro, ovviamente. La stessa cosa succede con la vita.
Ogni giorno che se ne va non si può recuperare. Per questo sorridi, bacia, ama e lasciati amare. Non stare tutti i giorni a pensare alla vita che avevi immaginato nella tua mente, ma inizia ad apprezzare la vita che stai vivendo adesso. Solo nella gratitudine potrai realizzare i tuoi sogni. Vediamo la ciccia. La vita è breve. Rompi le regole. Perdona in fretta. Bacia lentamente. Ama veramente. Ridi incontrollabilmente. E non pentirti di niente che ti abbia fatto sorridere. Venerdì 19. Trova qualcosa da fare nella vita che ti interessi veramente. Poniti gli obiettivi, perseguili e impegnati per raggiungere l'eccellenza. Fai sempre il meglio che puoi. Finito, cuore mio, non c'è più niente. Va bene. Abbiamo letto e ci siamo parlati. Adesso vado a riprendere Giuseppino, che mi starà tra un po' esce. Capito, cuore mio? Quindi non ti preoccupare, cuore mio, stati sereno, stati tranquillo. Presto avremo il nostro telefono in modo tale che tu all'istante mi chiami. Capito, cuore? Così evitiamo agitazioni, commenti, pensieri, soprattutto inutili, cuore mio, capito? Mi raccomando, mo mangia se non hai mangiato e ci sentiamo dopo. Va bene, cuore mio? Che stiamo andando bene, hai visto? La febbre è calata, la pressione si è abbassata, anche se un po' aumentate, però tra un po' di meno di nuovo, i globuli stanno bene. Quindi, cuore mio, stiamo andando bene. Quindi non ci lasciamo veramente disturbare io li chiamo insulti del genere perché veramente sono insulti alla dignità di una persona. Va bene, cuore mio? Quindi lasciamo stare. Andiamo avanti per la nostra strada. Ovviamente, teniamocelo buono. Va bene? Un cuore a mio fratello, un abbraccio. E tanti baci. Ci sentiamo dopo. Ciao, fratello mio.